Masterclass. Luciano, allora un'accoglienza trionfale della squadra al rientro da Giulianova, avete vinto questo derby, non accadeva da 25 anni, in trasferta al Fadini. Beh, siamo contentissimi per noi ma anche moltissimo per loro, perché vedo che ci era un avvenimento molto importante per l'ambiente e per i tifosi. Per cui siamo contenti due volte, per noi e per loro, è meglio così. Senti, la partita è stata come ti aspettavi? Più o meno sì, cioè noi molto, molto più tranquilli di loro, loro determinati con grande grinta, ma noi abbiamo saputo gestire con lucidità la partita, non abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto una partita intelligente e abbiamo saputo sfruttare quelle poche occasioni che siamo creati, però grazie anche a una difesa in grande spolvero non abbiamo corso quasi per niente pericoli. Il pensiero di questo derby va anche a Alessandro Manni? Assolutamente, ma non solamente questo derby, io... Vorrei che le restanti partite che rimangono del campionato siano di grandissima soddisfazione, perché attraverso la soddisfazione che noi troveremo daremo soddisfazione a lui. È veramente una spinta in più ce la può dare questa situazione, purtroppo negativa per lui, ma che vorremmo dargli tantissima soddisfazione, perché anche se lui non c'è in questo momento qui, noi vorremmo trasmettergli le nostre soddisfazioni, le nostre gioie, che lui sicuramente riviverà con noi. Senti, al di là del risultato del derby, lo scenario del campionato si riapre visto i risultati di oggi? Ma i numeri dicono che può succedere di tutto, è un grande sogno, teniamocelo stretto, è un sogno quasi incredibile, però chi lo sa, nel mondo tutto può accadere. Presidente, questa è una grossa soddisfazione, rientro in città accolti trionfalmente. No, sono contento per i ragazzi, a parte da... Una partita importante perché è un derby, ma per noi non era importante ai fini, cioè, per noi era una partita come un'altra, perché
dovevamo mantenere la classifica. Adesso ci siamo riusciti, quindi... Senti, sono 25 anni che il Teramo non vinceva al Fadini. Vabbè, ma... è uguale, quest'anno c'è riuscita. Senta, Presidente, il pensiero va a Alessandro Manni. Assolutamente sì. Senti, gli altri risultati li hai visti? Sì, sì, vedo che noi siamo messi abbastanza bene. E invece dietro in coda c'è una bella lotta. E adesso noi dobbiamo guardare, abbiamo rosicchiato un paio di punti, quindi come guardavo i 9 che poi si sono ridotti ai 7 dalla sest'ultima, però si sono pure accorciati quelli davanti che sono a 2. Adesso noi sogniamo, credo sia giusto, e poi vediamo. Sai che sei l'attaccante che dopo 25 anni ha riportato la vittoria in trasferta da Giulianova? Ma la cosa più bella è che il Teramo ha vinto, prima di tutto. Poi voglio dedicare questo gol a Alessandro Manni, che è questo infortunio bruttissimo che ha avuto, e speriamo che ritorni il prima possibile, che è una pedina fondamentale. Marco, la forza di questo gruppo è dimostrare di accettare le scelte del mister e poi di essere pronti quando si è chiamati. Sì, è importante stare sempre lì, sul pezzo, come si dice. Oggi è toccato a me, nonostante l'infortunio di Ale, che abbraccio fortemente, faccio un grosso in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione. Senti Marco, azione dirompente su quella fascia che dopo non è stata tua per tutto il secondo tempo. Sì, vabbè, io stavo a sinistra, mi sono ritrovato su un taglio a fare l'azione a destra. È stato bravo a fare la finta al difensore, che è andato giù forse ingenuamente. Poi bravissimi i due attaccanti, hanno fatto un movimento incredibile, io ho pescato Pepe, abbiamo fatto gol, bene così, guarda che bello, non posso dire altro. C'è il giusto entusiasmo a Teramo dopo una vittoria del genere? Certo, ci mancherebbe altro, no? Dovevamo fare 3 punti, li abbiamo fatti per i tifosi ovviamente, e in più siamo anche avvicinati al vertice, quindi è importante, ecco. Adesso pensiamo, festeggiamo un po', e da martedì pensiamo alla Torres, che è andata per gli importante. Senti, era la partita che vi aspettavate, quella che avete giocato? Una partita difficilissima. Io dico che il Giulianova ha pensato un po' troppo a intimorire, a picchiare forse. Se avrebbe pensato, magari, se avesse pensato a giocare un po' di più, forse sarebbe stato meglio, però noi non ci siamo fatti intimorire. Ci dispiace tantissimo per Alessandro, infatti la dedichiamo anche a lui la vittoria. Senti, si aprono nuovi scenari. Certo, noi abbiamo un obiettivo, abbiamo raggiunto, adesso ce ne abbiamo 2 a disposizione, uno l'abbiamo quasi messo quasi raggiunto, adesso c'è quello più importante. Sì, un'accoglienza spettacolare che sinceramente non ci aspettavo, quindi è una vittoria da dedicare a tutti loro, perché sono stati eccezionali, sia allo stadio sia qui, veramente un'accoglienza bellissima. Senti, sono 25 anni che il Teramo non vinceva Giuliano. Sì, ripeto, a parte la partita d'andata e questa qui, penso che abbiamo espresso un ottimo calcio.